La collaborazione con Vistosi è nata proprio da una passione reciproca per la materia vetro. In Vistosi ci sono 500 anni di storia del vetro e per noi che siamo veneziani, di origine veneziana, genitori muranesi, quindi proprio nel sangue abbiamo il vetro, per noi è molto importante questa collaborazione perché proprio la sentiamo molto proprio a cuore e a pelle ed è proprio nella nostra storia. E nella storia di Vistosi c'è il vetro, c'è tutta questa cultura, questa storia, questo saper fare tipicamente italiano che secondo noi è un valore aggiunto molto importante, è un valore che deve venire fuori oggi, che parla proprio di italianità, che parla di tutta una serie di innovazioni, di genialità che c'è dietro anche al vetro artistico. C'è tutta una storia dietro che va valorizzata, che va portata fuori, che è un valore aggiunto veramente importante e che è una fonte anche di ispirazione, di interpretazione per noi designer. È molto interessante anche riprendere delle cose magari del passato e c'è un mondo di cultura in quel senso lì dal quale attingere e poi magari per reinterpretarlo, per rivederlo, per ripensarlo in chiave moderna. L'idea di Otto è di disegnare un componibile, un elemento componibile che fosse in qualche modo, se mi passa l'analogia, come delle note musicali. Abbiamo pensato delle quattro note musicali che possono essere composte liberamente, possono essere composte singolarmente a creare degli assoli, oppure possono essere composte, come si può vedere, in modo multiplo aperto, un sistema aperto che permette diverse composizioni, una grande libertà di espressione a creare delle vere e proprie sinfonie. Come vediamo delle cadute irregolari oppure delle sfere, dei volumi, si possono disegnare dei volumi con il vetro, con la luce, oppure delle superfici come questo tappeto, sorta di tappeto volante, oppure può essere utilizzato singolarmente con delle cadute o delle cadute multiple. La nascita è proprio legata a questa idea di realizzare questo componibile fatto da un volume, da un volume nel quale ci sono quattro dimensioni perché sono quattro le misure di Otto, quattro misure di sfere. E con questo volume di vetro creare quindi delle composizioni multiple che possono creare delle superfici, dei volumi. L'idea era proprio questa, di fornire una sorta di alfabeto con il quale costruire delle frasi, uno strumento in mano a un progettista anche che diventasse molto libero nell'espressione, un sistema aperto che uno possa gestire veramente liberamente e comporre a piacimento.